svolgiamo i calcoli per ricavare il calore specifico dell'alluminio e la capacità termica di questo particolare blocchetto d'alluminio. Come al solito, il bilancio energetico, calore assorbito, calore ceduto. Calore assorbito dal sistema freddo è l'acqua fredda e il calorimetro, che si comporta come 11 grammi d'acqua perché l'abbiamo appena misurato nell'esperimento precedente. E questo invece è il calore specifico dell'acqua, quindi lo possiamo esprimere sia come calorie, e questa è la definizione di caloria in pratica, oppure in joule. E poi abbiamo il riscaldamento termico che è di 3 gradi e mezzo perché il sistema freddo è salito da questa temperatura alla temperatura d'equilibrio. Quindi questo è il calore assorbito dal sistema freddo, il calore invece ceduto dal sistema caldo che è il blocchetto. Contiene la nostra incognita, che è il calore specifico 2, quello dell'alluminio. La massa del blocchetto è questa e il raffreddamento è di 75 gradi perché il blocchetto scende da 100 a 25 gradi centigradi. Ricaviamo quindi il calore specifico dell'alluminio con la formula inversa, che è questa. Andiamo a sostituire i valori che abbiamo appena detto. Notiamo che abbiamo 471 grammi d'acqua fredda all'inizio perché questa è l'acqua vera, ma ci sono 11 grammi di calorimetro, come se fossero 11 grammi d'acqua. E alla fine i risultati sono questi: il calore specifico dell'alluminio espresso in calorie oppure espresso con i joule. Naturalmente, per passare dalle calorie ai joule basta utilizzare questa equivalenza. Ricordiamo il significato di questi valori: 0,211 calorie di calore servono per riscaldare un grammo d'alluminio di un grado. Ma se io volessi scaldare invece che un grammo, un chilogrammo d'alluminio, servirebbe 1000 volte più calore, perché ha una massa 1000 volte maggiore. E infatti, in calorie diviso chilogrammo grado centigrado, il valore diventa 1000 volte più grande. 211, la stessa cosa, con i joule. Cioè moltiplico per 1000 questo valore e ottengo i joule, 885 joule, che servono per riscaldare di un grado un chilogrammo d'alluminio. Ora ci chiediamo se questi risultati sono in accordo con il valore atteso, cioè il calore specifico dell'alluminio che si trova sui libri oppure in internet. In effetti, se andiamo a vedere su questa tabella, ricavata da internet, vediamo che il calore specifico dell'alluminio è 0,21 calorie su grammo grado centigrado, che è esattamente il valore che abbiamo trovato con l'esperimento, 0,21 calorie su grammo grado centigrado, oppure 896 joule su chilo grado centigrado, che è molto vicino al nostro 885 joule su chilogrammo grado centigrado. L'alluminio è riportato anche più avanti nella tabella, qui è indicato il valore 900 joule su chilogrammo Kelvin. Quindi il nostro esperimento è risultato molto bene rispetto al valore atteso. Anzi, a dire la verità, in tanti anni che insegno, così bene non c'era venuto mai. Eppure giuro che non ho porchettato, infatti avete visto anche voi le misure prese nel video, nell'esperimento. Questi stessi calcoli li ho fatti anche qui nel file Excel, dove ci sono anche le incertezze di misura. Massa equivalente in acqua del calorimetro, 11 più o meno 13 grammi, derivava dall'esperimento precedente. La massa dell'acqua, 460 grammi, più o meno 2, dobbiamo dire, perché abbiamo eseguito due riporti d'acqua per riempire il calorimetro, quindi ogni volta sbagliamo di un grammo, 2 grammi totali. La massa del blocchetto, con una ragionevole incertezza di un decimo di grammo. La temperatura dell'acqua all'inizio, io direi una ragionevole incertezza, un decimo di grado. La temperatura finale, temperatura iniziale del blocchetto nell'acqua bollente si può anche prendere un grado di errore e la temperatura di equilibrio anche questa si può dare con un decimo di grado. Alla fine il risultato è lo stesso di prima, 211 e 885 nelle diverse unità di misura. Vediamo adesso quanto incide, la grande incertezza sulla massa equivalente in acqua del calorimetro. In realtà incide poco. E lo si capisce da qui. Abbiamo 460 grammi d'acqua vera e 11 grammi d'acqua immaginaria che è il calorimetro. Ora, se anziché 11 grammi fossero anche 20 o 25 grammi, comunque questo errore incide poco rispetto ai 460 grammi già presenti. Infatti, proviamo a mettere qua per esempio 20 grammi e vediamo come cambiano i risultati. Metto 20 grammi.
e i risultati sono cambiati di poco. Quindi adesso rimetto 11 grammi, ma che vuol dire? Che tutto sommato, anche se la massa equivalente in acqua del calorimetro è stata misurata con una grande incertezza, però incide poco nell'esperimento del calore specifico, perché si tratta comunque sempre di 10 o 20, massimo 25 grammi, che comunque si vanno a sommare a diverse centinaia di grammi d'acqua vera. Qua sotto nel file Excel è riportata anche la propagazione degli errori che non spiego per ricavare l'incertezza sul risultato finale. Alla fine della propagazione degli errori abbiamo per esempio questa incertezza che è intorno a 90 joule su chilogrammo grado centigrado rispetto a 885, quindi il valore atteso che era intorno a 900 rientra perfettamente nell'intervallo di incertezza della misura che abbiamo ottenuto. Infine concludiamo il calcolo calcolando appunto la capacità termica di questo particolare blocchetto di metallo che è fatto d'alluminio e ha una massa di 104 grammi. Quindi moltiplichiamo il calore specifico che abbiamo trovato per l'alluminio per la massa del blocchetto e vediamo già da questa formula che la capacità termica effettivamente dipende da due cose, dipende dalla sostanza, qui l'alluminio, ma anche dalla massa, per questo non ha senso dire la capacità termica dell'alluminio, ma invece ha senso dire la capacità termica di questo particolare blocchetto d'alluminio di 104 grammi di massa. Quindi moltiplichiamo e otteniamo o 22 calorie su grado centigrado o 92 joule su grado centigrado. Cosa vuol dire? Servono 22 calorie per riscaldare questo blocchetto di un grado, oppure 92 joule per riscaldarlo di un grado. Infatti ricordiamo che la capacità termica è quanto calore è necessario per riscaldare questo oggetto, un oggetto in generale, di un grado.